Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Ricordiamo insieme. Benvenuti. In occasione della giornata della memoria del 27 gennaio, presentiamo un approfondimento sui ghetti ebraici. Con la nostra scuola, infatti, abbiamo avuto l'opportunità di visitare quello di Roma. Io sono Marta. Io sono Chiara. E oggi presenteremo questo argomento. Quindi, Chiara, che cos'è un ghetto? Un ghetto è la parte vecchia, trascurata o parzialmente abbandonata di una città in cui vivono le persone più povere o le minoranze etniche. In Italia, per esempio, troviamo due tra i più noti, a Venezia e a Roma. Ne abbiamo uno anche qui a Gualdo Tadino, proprio appunto a Via del Ghetto, sotto la Rocca Flea. Oggi però parliamo dell'ex ghetto ebraico di Roma, fondato nel 1555 da Papa Pio IV, con la bolla Cum Nimis Absurdum, divenuto particolarmente popolato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, dato che vennero costrette a viverci tra le 8.000 e le 12.000 persone. Quanto era grande il ghetto e dove si trova? Il ghetto si trova vicino al Tevere, subito dopo l'isola Tiberina. Lo si può vedere come una specie di quartiere piuttosto piccolo considerato il numero di persone che ci viveva. Sono punti caratteristici il portico d'Ottavia e la sinagoga, che è ancora in funzione per svolgere le funzioni religiose e è anche visitabile tramite il museo. E tu hai avuto l'occasione di visitare una sinagoga? Sì, abbiamo avuto modo di visitare la sinagoga di Roma e mi ha colpito particolarmente l'architettura all'interno della sinagoga, che ricorda molto una delle nostre chiese cattoliche. E un'altra cosa che mi ha colpito è stata il fatto che uomini e donne durante il momento di preghiera debbano essere divisi, e quindi troveremo delle zone in cui vanno a radunarsi donne e uomini per pregare appunto separatamente. Com'era la vita nel ghetto? La guida ci ha spiegato che gli ebrei dovevano rientrare al coprifuoco, che coincideva quasi con gli orari lavorativi. Una volta dentro venivano chiusi i cancelli e non si poteva entrare né uscire. Chi tentava di uscire o non rientrava in tempo riceveva pesanti sanzioni. Ci è stato raccontato di come gli ebrei venivano umiliati. Nei pressi dei cancelli, ad esempio, fuori dal ghetto, si trovava una fontana alla quale non si poteva avere più accesso una volta scattato il coprifuoco. Così, se serviva dell'acqua, non la si poteva prendere, anche se si trovava a non meno di un metro di distanza dai cancelli. Il rastrellamento è avvenuto sabato 16 ottobre 1943 alle prime luci dell'alba. Tutto ciò era stato premeditato in quanto il sabato è il giorno di riposo per gli ebrei, dunque si trovavano tutti nelle loro case. Un centinaio di sgherri della Gestapo cominciarono a bussare alle porte ordinando a tutti di essere pronti entro 20 minuti da quell'avviso e che avrebbero dovuto portare con sé solo l'essenziale per qualche giorno. Tutti dunque vennero caricati a forza sui camion e portati al collegio militare di Via della Lungara, a poca distanza da San Pietro. Qui i nazisti li fecero stanziare per due giorni in quel camion e il lunedì 18 ottobre li spostarono alla stazione Tiburtina per caricarli su 18 carri bestiame. Li portarono poi ad Auschwitz. E quale emozione ti ha lasciato questa esperienza? La consiglieresti? Beh, sicuramente mi ha reso più consapevole anche solo vedere il posto in cui erano reclusi gli ebrei ha reso l'idea di cosa volesse dire vivere in condizioni precarie. Se dunque passate per Roma, consiglio di farci un salto, sia per vivere un'esperienza, anche se pur breve ma comunque suggestiva, per venire a contatto diretto con un pezzo di storia non indifferente, e anche come occasione per conoscere meglio la comunità ebraica. Siamo arrivati al termine. Prima di lasciarci, volevamo leggere alcuni passaggi tratti dal libro di Giacomo De Benedetti, che è intitolato appunto 16 ottobre 1943.
I ragazzi cercano negli occhi dei genitori una rassicurazione, un conforto che questi non possono più dare. «Scappa, che prendono tutti!» la parente. «Un momento, vesto Pupetto e vengo!» Purtroppo vestire Pupetto le fu fatale, fu presa con Pupetto e con tutti i suoi.